Dal luogo di Pasqua del Casini esce uno 0 0 che muove sì la classifica di Trestino e Città di Castello, ma neanche più di tanto, con le due squadre che restano ancorate al terzo ultimo posto a quattro giornate dalla fine del campionato. 90 minuti con un poche emozioni da ambo le parti, con 2-3-5-2 speculari, Città di Castello senza Calderini squalificato e Brunetti infortunato, con Alessandra che schiera Nannelli in porta, Mariucci Mosti e Tersini in difesa, Mezzasoma ha trovato Gorini buono e grassi a centrocampo, con Sille e Doratiotto in avanti. Farsi conferma invece l'11 corsaro a Ponsacco, con Montanari fra i pali, Sensi, Grae e Cenerini sono i tre del reparto arretrato: Dicato, Brevi, Ceccuzzi, Gramacce e Lorenzini, i cinque in mediana, Dinolfo e Ferremarini a formare il tandem offensivo. Proprio Marini al diciannovesimo suona il primo squillo con Nannelli a metterla in angolo. Quando poi è l'ex Tersini a farsi vedere dall'altra parte, c'è Montanari a rispondere presente. Tocca allora a Gorini su punizione, ma la palla finisce sopra la traversa. Il tentativo dell'altro ex, Silla, al 32esimo, è troppo velleitario per impensierire Montanari. Il salvataggio di Mosti sul Lorenzini, con cui si chiude il primo tempo, vale un gol. in avvio di ripresa Farsi prova subito il doppio cambio con Belli e Convito al posto dedicato il Capitan Gramaccia, in campo nonostante un alluce fratturato. Ad accendere il secondo tempo, così è il solito Mosti in proiezione offensiva, con Montanari a metterla in angolo. Quando poi il numero 6 bianco rosso torna nella sua area di rigore, Ferri Marini finisce giù in area all'arbitro tagliente di Brindisi facendo che si può proseguire e il gioco resta fermo due minuti con l'attaccante trestinese che rientra con una fasciatura al dito della mano. Serve un episodio per scardinare il derby, ma né Sensi di testa al 72esimo né Brevi al minuto 78 riescono a trovare lo specchio. In pieno recupero così il neo entrato Troche per poco non fa saltare il banco con Montanari bravo a dire no. Allo scadere dei quattro di recupero poi Silla mette giù così Ferri Marini al limite. Punizione, tutto il Casini con il fiato sospeso e palla sopra la traversa. Triplice fischio e la strada verso la salvezza continua in quattro tappe di montagna, piene di curve in salita. È un punto che Francesco Farsi prende come... Ma prendo, vedendo qualche risultato già delle altre, insomma, è normale che per noi era una partita da, da dover vincere, anche se poi quando gli scontri diretti non li perdi sei sempre in vita. È chiaro che la partita è stata non giocata molto bene da noi perché, comunque, c'è stato un po' troppo nervosismo, e quando c'è troppo nervosismo si pensa più ad altre cose che a giocare a calcio. Abbiamo fatto molte partite molto più qualitative in altre situazioni anche quando abbiamo perso poi le gare, quindi è normale che dovevamo dare qualcosa in più, ci siamo riusciti a fatica, paradossalmente qualche occasione c'è stata ma ce l'hanno avuta anche loro, quindi credo che alla fine il pareggio come risultato del campo è giusto ma è ovvio che le partite diventano meno e risalire la china non è facile, anche se... Il cammino, cammino, perlomeno per quanto riguarda la gestione mia e del, del mio staff, insomma, è sempre molto positivo perché 10 punti in 7 partite è ovvio che sarebbe stato un cammino no? che avrebbe portato a qualcosa di più. Adesso tirarci fuori non è facile, però andiamo avanti. e Adesso proviamo a rimettere insieme qualche coccio che c'è stato di qualche giocatore e, e prepariamo la trasferta di Livorno. Il presidente Bambini ci regala una benedizione, Pasquale. Da qui la benedizione Pasquale ci vuole anche ai nostri giocatori, penso anche a tutte e due le squadre. Purtroppo un momento dove non potevamo aspettarci una partita bellissima. La posta in palio in questo momento è altissima e non mi aspettavo sicuramente una partita schioppettante perché la paura di perdere ha avuto sopravvento per quello che penso io. E comunque siamo lì e cercheremo ora ancora di tenere duro le ultime quattro partite perché comunque sia possiamo giocarcela e staremo a vedere. Che percentuali ha oggi il Trestino di Salvezza secondo Leonardo Bambini? Ma io penso che con le ultime 7-8 squadre abbiamo tutte le stesse possibilità. Si tratta di arrivare con la testa giusta al momento giusto. Sicuramente oggi ci poteva stare un episodio. Io ho visto due giocate magistrali di un nostro giocatore e basta. Magari potevano finire dentro e bastava un episodio per vincere questa partita, da parte di tutte e due le squadre. Perciò, intanto, niente, rimbocchiamo le maniche. Sappiamo che dobbiamo lavorare duro fino all'ultima giornata perché, purtroppo, il malessere che c'era, che si era creato comunque sia, non, si, non sparisce immediatamente. Ci vorrà un po' di tempo. Però vedo i ragazzi che ci tengono e comunque sia, sì, non mi aspettavo di una bellissima partita scoppettante, così è stata, magari l'episodio favorevole me l'aspettavo, però andiamo avanti e faccio niente, colgo l'occasione, alla fine sono stati anche ragazzi in gamba, sono comportati bene tutti, adesso fanno una sorta di terzo tempo tutti insieme, anche perché poi alla fine il calcio questo deve essere, ci avviciniamo alla Pasqua, auguri a tutti. No? buone feste a tutti, per adesso va bene così poi da martedì ricominceremo a pensare a, alla prossima dietro e mezzo davanti Luca Mossi dove lo metti sta? sì, io quest'anno ho fatto veramente tutti i ruoli levando il mediano fatti tu, mediano e attaccante l'ho fatti tutti Lannelli non riesce a nulla dunque no, Nannelli assolutamente no e, sì, dicevo dove l'allenatore mi mette io sto non ho assolutamente problemi a interpretare qualsiasi ruolo e mi metto a disposizione della squadra sempre, non c'è assolutamente problemi. Sento uno 0-0 che ferma una striscia di 7 K negative, è un punto che potete prendere bene per questo? Assolutamente sì, l'importante oggi era muovere la classifica e dopo 7 sconfitte anche un punto, soprattutto in un campo ostico come questo, ci, per ora ci sta bene anche il pareggio, ma siamo consapevoli che le prossime quattro partite dobbiamo assolutamente trovare le vittorie. Che cos'ha il Città di Castello in più rispetto alle altre per salvarsi? Noi siamo una squadra che abbiamo chiuso il giorno di andata con 25 punti, quindi abbiamo molta qualità e abbiamo, singolarmente abbiamo dei giocatori molto forti, l'abbiamo dimostrato, quindi sono sicuro che basta una scintilla per, per far scattare diciamo, tutto.